Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Ben ritrovato Beppe, ti rivedo in versione estiva con questa ondata di calore che finalmente un pochino, non ma troppo. Ma sono al dentista ora. Ho preso un'ondata di altro tipo. Bravo, esatto. Ma ti sento l'odorino, quel puzzino del dentista. Non ti dico bocca. Siamo in via Petrarca, no? Siamo in via Guido Monaco, davanti al Teatro Petrarca. Quasi. Quasi, perché il Teatro Petrarca, sappiamo, è stato riqualificato, benché poi vedremo, c'è stata un'interrogazione qualche giorno fa in consiglio su questa famosa telenovela del climatizzatore, perché la cosa non si è risolta, ma in consiglio è arrivata anche questo stato, dobbiamo dire, indecoroso dei marciapiedi qui di questo tratto di via Guido Monaco, proprio quello che passa davanti allo storico teatro di Arezzo. Te dimmi se è una condizione accettabile a un passo da piazza San Francesco. Sì, sicuramente i lavori sono stati anche fatti male, perché qui la pietra è veramente penosa, per sfaldarsi così in un modo così abnorme, e qui non ci passano le macchine, non ci passa niente. Sicuramente questo è l'effetto soltanto del ghiaccio, del gelo e così via, però effettivamente guarda che è una pietra indecente questa, per fare una cosa del genere si sfalda, ma la prima parte viene via a strati, quindi sicuramente non era una pietra adatta per mettere qui. Questa andrebbe rifatto tutto. Guarda che crateri che ci sono. Esatto, perché la pietra non è adatta a questa, assolutamente. Non so il tecnico che l'ha scelta, però veramente qui ha fatto una puntini puntinità. Guarda, veramente paurosa, perché qui, ma è anche pericolosa, perché è pericolosa, ci si inciampa. È pericolosa. Guarda, sì, viene via proprio a strati questa. Quindi come è una pietra, come si dice ad Arezzo, a bisciaio, a strati. Cosa? Bisciaio. Okay. E quindi di conseguenza viene via, si sfalda. Non ha consistenza, non ha niente. Non so che tipo di pietra sia, ma sicuramente non è una pietra adatta per star qui. Vabbè. No, diciamo che forse non lo sapeva la prima volta che la metteva, dai. Ne farà tesoro. Poi non sappiamo chi l'ha messa, se l'hanno messa da prima. No, questa è un'opera ormai fatta da diversi anni. Appunto di. Ma sicuramente è stata messa questa pietra che non va bene, perché poi inizia anche giù più basso a avere le stesse problematiche, quindi si sfalderà tutta questa qui e quindi andrà rifatto completamente in marciapiede. Ecco, però ci vuole che questa amministrazione insomma stia al pezzo un po', perché visto che ha fatto del decoro, tutto insomma la sua campagna elettorale, è vero che qua e là qualche buca è stata tappata, però qui c'è San Francesco, nel centro della città, siamo davanti al Teatro Petrarca, per il quale si è preso un sacco di soldi per il restauro, e quindi diventa un'immagine stessa della città, quindi penso che qui si dovrà intervenire abbastanza alla svelta. Qui addirittura anche il cordonato sta partendo, perché sicuramente qui ci parcheggiano sopra, quindi il cordonato se n'è andato, vedi come è stato piegato tutto. Tra l'altro sai dove siamo qui davanti? Siamo davanti al negozio vuoto dove c'era prima un articolo sportivo. Ma sai cosa c'era qui l'anno scorso, prima del voto? No. C'era il punto elettorale di? Di? Chi se ne frega? Di? Di? Matteo Bracciali. E quindi guarda che se non lo mettono a posto lo riapre. Riapre il punto elettorale. Paga le spese d'affitto. Per sollevare che dai, qui non è possibile. Sì, assolutamente. Sono d'accordo veramente con te. È veramente penoso. Molto penoso e anche pericoloso. Sì. Tra l'altro, guarda, ci cade qualcuno. Anche questo marciapiede, il cordonato sta buttando giù tutto. Parcheggiano sopra sicuramente, e quindi anche il cordonato si sta sfaldando tutto. Quindi allenterà le piene di qua e si spaccherà tutto. Quindi penso che dovrà essere fatto un lavoro abbastanza alla svelta, celermente, visto che il vice sindaco così attento a queste cose, penso che sicuramente dovrà intervenire alla svelta. Lui ha interrogato sulla vicenda da Lepri del Movimento 5 Stelle, ha detto questo intervento sul marciapiede non era previsto dai lavori del teatro, e questo insomma era, sapeva. E quindi tocca all'amministrazione. Tu che sei un esperto di casse e conti, quanto può costare un lavoro del genere? Dai, quantifica. Senti, io sono aperto di casse e di conti, ma non di edilizia, quindi non ho idea. Ma sa, chi a muovere spende 4-5 mila euro non ci vuole niente. Non tanto, dai. No. Adesso nel bilancio non c'è 4-5 mila euro per questa sicuramente cosa. Sicuramente sì, dai, ce l'ha nel bilancio. Ma sai per cosa ce l'ha? Hai letto un'altra interrogazione, buttiamo tutte giù. Sì. Che la giunta comunale assumerà un portavoce. Ah, l'ho letto la settimana scorsa, sì. Ecco. Quindi per quello. Ma sì. C'era anche prima, no. Quindi allora, prima ci sono più. Prima costava, diciamo, la parte comunicazione costava tantissimo, sì. Su quello però che effettivamente c'è stato un grosso risparmio sulle scelte ufficio stampa. Chiaramente adesso
se mi prendi un, perché l'ufficio stampa sono in due adesso, no? Prima sì. erano in tre, sì. adesso due più il portavoce, quindi non so, magari, magari risparmieranno nel sì. complesso. Però Romizzi interrogava dicendo, in una situazione di crisi, insomma, che motivo c'è di prendere un portavoce, tra l'altro una figura che la precedente amministrazione non aveva, però l'aveva in una, magari chiamata in un altro modo. Comunque sia, se ne poteva evitare, secondo te o no? Sicuramente sì. Portavoce in questo nel momento, 2016. In questo momento sì, salvo che ne avesse da sistemare qualcuno. Ah, questo, sa, questo, ci questo sta, non lo so. In politica ci sta. Ci sta tutto. Anche perché nel 2016 con Internet di chi porti la voce? È vero. È vero, vabbè. Concludiamo però sul teatro. Però diciamo che lavora su Internet, quindi fa. Quindi porta tramite Internet, porta la voce. Ascolta una cosa, sul climatizzatore, perché pare che ancora non sia, cioè non c'è ancora questo impianto di climatizzazione, perché secondo quanto ha detto il sindaco Vinelli in consiglio, i lavori costano molto di più di quelli che aveva assicurato l'ex assessore Dringoli, e quindi l'anno scorso il polifonico fu spostato, quest'anno ci sarà Oberlin all'interno, però pare che non abbia bisogno di questo condizionatore, però c'è provare a risolvere questo, perché è un bel limite, sì, insomma. Perché altrimenti l'estate il teatro non si può usare, quindi Oberlin sì e... Polifonico, vedremo. Non lo so, vedremo un po'. Bene, da questi crateri di via Guido Monaco ci vediamo domani. Ciao.